Con quale spirito ha accolto questa sfida? La sfida, l'adrenalina che trasmette la piazza, la voglia di scommettere una piazza importante, la voglia di dare soddisfazione ai tifosi sia sotto l'aspetto dei risultati, perché poi alla fine il concetto, la miscela finale è il risultato, ma soprattutto la passionalità, perché loro è una tifosa che capisce chi suda la maglia e chi esce stremato dal campo. Umiltà, grande disponibilità all'impegno quotidiano e tanta voglia di stupire. Gino Zinfollino è stato scelto dal neopresidente Luciano Savi e dai suoi compagni di avventura per guidare la Vigor Trani nel prossimo campionato di eccellenza. Il neo timoniere dei biancazzurri, reduce dall'esperienza alla guida della Berretti del Barletta, può contare al momento su un organico pieno di giovani con importanti prospettive ed elementi di esperienza che conoscono alla perfezione la categoria, uno dei quali è il portiere Francesco Musacco, orgoglioso di tornare ad indossare la maglia della sua città. Come mi ha contattato il presidente, non ho esitato a trovare l'accordo economico e tutto, proprio perché è bello giocare a casa propria e specialmente fare dei campionati importanti è ancora più bello, insomma. A guidare la difesa ormai è ufficiale, non ci sarà invece Capitan Carmine Cioffi, che ha deciso per motivi lavorativi di rispondere no all'invito della dirigenza della Vigor. Trani invece potrà contare sull'esperienza di Vitto Ipedico, che ricoprirà l'incarico di consulente esterno del club biancazzurro. Trani è una città molto affascinante, calcisticamente chiaramente una delle più storiche, le più ambite. È una scommessa che ho voluto fare insieme al presidente Luciano Savi per dargli una mano, perché come ben sapete sono già responsabile del settore giovanile del Matera Calcio, e questo chiaramente mi onora di questo, che gli posso dare un supporto tecnico, a dargli una mano, con una grande sinergia tra i giovani che potranno essere di primissima fascia per il Matera Calcio, ma giovani che non sono ancora pronti, che potrebbero essere come veicolo di crescita anche l'eccellenza Trani. Prematuro per il momento parlare di obiettivi, una cosa è certa, la Vigor non può accontentarsi soltanto del verbo partecipare. Abbiamo parlato di colmare in questo momento il divario che abbiamo, il ritardo che abbiamo dagli altri, e quindi una volta che abbiamo colmato il ritardo potremo anche parlare di obiettivi, però essere una mina vagante, già questo può essere un obiettivo.